Il pranzo è servito. E riprende il pranzo e servito, è arrivato il nostro ospite Vincenzo Scognamiglio di Latte dell'Appennino Campano. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno, buongiorno a tutti, scusate l'enorme ritardo, ma la pioggia non perdona. Approfitto solo un attimo per evidenziare se è il caso di la situazione un po' grave che c'è nell'Alto Sannio. Dopo la città, in questi giorni, in queste ore ancora non si possono quantificare i danni, ma la situazione è pesante perché pioggia, tanta pioggia, ed è visibile anche sui siti, in tutti gli organi di informazione. Scusate ancora il ritardo, eccoci comunque per parlare del nostro latte. Ce l'abbiamo fatta, dai, Pio, ce l'abbiamo fatta, l'importante è appunto che sia arrivato. Abbiamo introdotto il tutto con fatti mandare alla mamma a prendere il latte di Gianni Morandi. Ok, allora innanzitutto parliamo di quella che è l'azienda, che è l'azienda che propone un prodotto comunque naturale. Sì, in realtà è un consorzio che tiene assieme varie aziende dell'Alto Sannio. Forse neanche io lo sapevo, ma in realtà abbiamo una grande storia di latte alimentare. Latte alimentare è quello che si beve, per capirci, in Campania. E finalmente, anche grazie a un progetto della regione, oggi gli allevatori riescono a rafforzarsi e hanno questo consorzio. Quindi è un'azienda che imbottiglia il latte e ne ha fatto una gamma di prodotti derivati: la fuscella, che è un cacio ricotta, il fior di latte, lo yogurt, il cacio nobile, insomma tutta una serie di prodotti molto molto buoni. Quello che mi ha colpito poi di questo consorzio, a questo punto lo chiamo così, tu mi hai detto che comunque i coltivatori naturalmente sono tutti coltivatori che badano soprattutto alla qualità e che comunque curano i propri bovini facendoli alimentare prevalentemente con foraggi composti da erba e fieno, giusto? Esattamente. Erba quando è estate, fieno poi in inverno che viene raccolto, viene stivato e dato appunto alle loro mucche. Anche perché la base è sempre la fonte, cioè in questo caso la fonte è la mucca, perché è la mucca poi che produce il latte che noi beviamo. Certo. Quindi se la mucca naturalmente è alimentata bene, alimentata in maniera naturale, il latte è ancora più buono. Allora, Pio, una curiosità che io ho riscontrato con il latte comunque dell'Appennino è che, come i miei prodotti, ai bambini all'inizio il sapore non piace perché non sono abituati a una genuinità del genere. Dicono è un latte differente, diverso. Perché è un latte buono. È lì il problema, non sono stati mai abituati a bere un latte così. Noi ci ricordiamo perché il latte che bevevamo noi una volta, cioè certo, quel sapore dimenticato alla fine. Diciamo è un po' più vero perché all'animale viene fatto produrre quello che riesce a produrre. L'industria ci aveva un po' abituato a far produrre tantissimo l'animale, spingerne, fargli fare tanti litri. Qui invece il meccanismo è quello: mangiare bene e fare meno latte. Il vecchio adagio del contadino è: il contadino dava al figlio il latte della mucca che ne faceva di meno, perché meno latte della mucca è meno produzione e maggiore qualità. Questo diciamo è il... Diciamo che comunque bisogna produrre sempre quello che è necessario, perché se vai a produrre di più rischi comunque di intacchi la qualità, non rischi, intacchi. Certo, non a caso lui è presente qui perché loro sono quelli non dei grandi numeri, certo. Cioè noi ne parliamo, ma loro non si potranno mai diffondere a livello immagino nazionale per un problema proprio di numeri alla fine. Assolutamente. E anche la distribuzione, cioè l'approvvigionamento di questo latte avviene solo due volte a settimana, un po' su prenotazione. Quindi il latte bisogna gestirselo in frigorifero, ha 6 giorni di scadenza, quindi due volte a settimana riesce a soddisfare settimanalmente tutto il tuo bisogno. Penso che l'ha portato il latte. Che ti avevo detto? Portalo, perché Pio deve assaggiare tutto. Stai in macchina, lo assaggia dopo. Sicuramente glielo vado a prendere, lo assaggia post, diciamo. Ok, lo assaggio dopo e poi dirò, sicuramente sarà buono. Che poi alla fine rinunciare alla grande distribuzione credo che sia una scelta ben precisa, perché tu comunque facendo in questo modo riesci a garantire comunque, anche se sono pochi, ai pochi riesci a garantire una certa qualità che è sempre costante, non cambia mai. Assolutamente, senza dare addosso alla GDO, la grande distribuzione fa un grande lavoro, però ha altri parametri, cioè vuole il latte sempre vogliamo tutto e subito, questo è un po' il loro motto. Qui è diverso, anche il lavoro, io conosco Dario, quello che fa Dario, e lui spinge proprio il consumo attento, il consumo consapevole. Proprio ieri, proprio domenica, infatti, gli allevatori prima del maltempo sono venuti qui a Napoli, sono stati presenti a Piazza Bellini a parlare di alimentazione consapevole, a farsi conoscere, a spiegare che loro sono in questo meccanismo. E voi avete offerto la colazione? Sì, allora sì. Ascolta, una cosa che mi ha colpito, io poi parlo da profano naturalmente, sono poi fondamentalmente le cose che ho chiesto a Dario quando è venuto ospite la settimana scorsa e che chiederei a chiunque: leggo di latte crudo o pastorizzato, qual è la differenza?
Sì. Il latte crudo e il latte appena munto, per capirci. Quindi ed è comunque, voglio dire, il prodotto di ogni azienda, no? Quindi è latte crudo. E può prendere due strade: o quella del, appunto, del consumo in latte e derivati, quello che appunto stanno facendo qui su Napoli, e anche per la caseificazione, perché poi ciò che avanza non viene buttato via, soprattutto essendo di grande qualità, viene destinato alla caseificazione, diciamo, a livello regionale. Per quanto riguarda invece la conservazione del latte, sì, io ad esempio lo conservo sempre in frigo, magari quando è un po' più inverno, quindi quando fa un po' più freddo, lo tiro fuori 20 minuti prima magari consumarlo, perché non uso riscaldarlo, cioè mi piace prenderlo così com'è. Faccio bene? Sì, benissimo, benissimo. È un ottimo modo di conservazione. È un ottimo modo, è un modo per, anzi, per assaggiare proprio tutte le proprietà, perché poi il calore, ecco, l'eccessivo calore danneggia il latte, no? Enzo, quanti giorni dura in pratica? Dicevi due volte a settimana distribuito, quindi sì, quanti giorni poi rispetto all'acquisto dura a casa? Vabbè, qui lì diciamo si seguono i canoni di legge, per cui dura sei giorni la scadenza, diciamo, sette giorni compreso l'imbottigliamento, quindi il consumatore ha sei giorni a disposizione. Quindi, dobbiamo abituare tutti non a comprare il latte tutti i giorni, ma due volte a settimana. Esattamente, non si spreca. Prima parlavamo di conservazione, anche di contenuto. Voi in cosa imbottigliate il latte? In vetro, in plastica? In vetro. C'è un motivo particolare? Beh, il vetro è un contenitore che comunque preserva meglio le qualità anche organolettiche dei prodotti, no? Voglio dire, in genere i prodotti di qualità vanno in vetro. Si è riusciti, dopo un lungo penare, a trovare un imbottigliatore capace di farlo, e appunto, quindi abbiamo latte in vetro sia intero che parzialmente scremato. Perfetto, che poi fondamentalmente ci sono persone che sono anche intolleranti al latte e al lattosio in generale. Credo che però il latte prodotto poi con una certa qualità come fate voi aiuti chi soffre di questo malessere. Sì, non mi addentro in questioni di salute mediche, perché è sempre sconsigliabile farlo. Personalmente io ho anche avuto in gestione una caffetteria. Con latte, diciamo, convenzionale, il cappuccino mi dava peso allo stomaco. Con questo no, l'ho sperimentato su me stesso. Molto leggero, quindi riesci, sì, comunque anche digeribile nel corso della giornata, appunto, a digerirlo meglio. E poi, Pio, questo è il latte che ti lascia il bicchiere macchiato. Cioè, sì, al bicchiere vuoto a te ti rimane comunque il latte sulle pareti. Sì, che è sintomo appunto ulteriore di qualità. Tinge. Allora, ascoltiamo un'altra canzone sul latte, gli Avion Travel in particolare. Bella questa, giusto? Molto bella. Molto questa. Bella. Poi gli Avion Travel sono un gruppo fantastico. Bere più latte. Allora, ti lancio una piccola sfida. Facciamo così, anche tu devi fare bevete più latte. Dai, vai, proviamoci. Dai. Ma sono anch'io. Tanto già piove, non ti preoccupare. Bevete più latte. Ok, pioverà a lungo anche oggi, però abbiamo fatto l'appello. Dove trovare il vostro prodotto? Sì, Napoli provincia, in varie zone, al centro storico, da Madre Natura, me ne dimentico qualcuno e si arrabbieranno. Comunque, diciamo, ne nominiamo alcuni. Vabbè, al Vomero. Sono tutte piccole botteghe, dobbiamo dire. Sempre piccole botteghe che è un prodotto che va raccontato, va spiegato e incitato, diciamo. Quello che mi dicono continuamente, cioè bisogna spiegare il latte. Un po' più su ci sta Bottega Rienzo, al Vomero abbiamo Sagra, abbiamo Bottega dello Chef, abbiamo Campania Mia di Ciro Renella. Anche citerei un ragazzo coraggioso a Pianura come Latteria Campanile, che è proprio una latteria, e è una zona anche un po' latteria più Latteria Campanile, buon Latteria Simone. Campanile. Sì, buon Simone, il nostro amico Simone Comune. Hai detto una cosa molto che mi ha colpito molto: coraggiosa. Perché voi avete fatto, sia Dario che tu, una scelta comunque molto coraggiosa, cioè quello di non gettarvi nella mischia e adeguarvi poi a quello che hanno fatto tutti, ma appunto offrire un prodotto che sia magari un po' più piccolo, chiamiamolo così, perché poi più piccolo non è assolutamente, però scegliere di puntare solamente sulla qualità, cioè fondamentalmente sulla qualità. Sì, e bisogna oggi trasmettere anche un po' di valori alle persone, oltre che vendere prodotti, secondo me. E quindi lo si può fare in questo settore, essendo onesti. Io ci tengo solo a precisare una cosa: Vincenzo dà una mano agli allevatori, gli allevatori vendono direttamente alle botteghe, cioè si è realizzato un sistema di microfiliera cortissima. L'allevatore produce, prende il prodotto, lo fa arrivare in città e arriva al consumatore finale. Questo è molto importante anche per controllare poi la verità, la veridicità di certe cose, e aiutare anche l'economia di quello che può essere il piccolo coltivatore, che magari di questi tempi si trova un pochino in difficoltà. Assolutamente. Vogliamo ricordare i tuoi contatti, cioè dove siete, se c'è un numero di telefono dove contattarvi, il sito internet, la pagina Facebook e quant'altro.
www.lattenobileappenninocampano.it. Di lì c'è la pagina fan, ci troverete, c'è un numero a cui chiamare e man mano viene aggiornato anche l'elenco delle botteghe dove puoi trovare i prodotti. Esatto, quindi ricordiamo Vincenzo Sfognamiglio, latte dell'Appennino Campano, un latte assolutamente molte di mamme, qualità. Molte mamme Pio che mi scrivono dicono ormai io non posso rinunciare alla colazione con i biscotti Galameo e con il latte dell'Appennino Campano. E quindi ricollegandoci a quello che abbiamo detto prima, abbiamo citato Natale in casa Cupiello, il famoso zuppone. La zuppa di latte. Se non mi dai portate la zuppa di latte io non mi soso. Allora, quando vi sosite, quando vi alzate dal letto, fate colazione con i biscotti Galameo e il latte dell'Appennino Campano. La zuppa di latte da pigliare dentro la cucina perché non tiene i servitori. Una se non me la sorpresa. Portate dentro il letto, non mi soso. No, tu ti soso. Se no ti faccio a cucù ospitale, capito? E allora, con questo simpatico siparietto abbiamo ascoltato il grandissimo Edoardo De Filippo. Lascio la parola un attimo a Dario. Ricordiamoci sempre, il motto mio è amo il buon cibo. Ora ne siamo in tre, amiamo il buon cibo in tre da oggi e speriamo tutti i nostri radioascoltatori. E poi ogni martedì il pranzo è servito diventa amo il buon cibo. Grazie a te, grazie Pio, grazie Enzo di essere stato con noi qui alla prima puntata. Sì. E speriamo che comunque si incomincerà tutti a consumare in modo consapevole i prodotti di alta qualità. E quindi io ringrazio Dario Meo di Galameo, Vincenzo Sfognamiglio, latte dell'Appennino Campano. Radio Amore, Radio...